COP Lombardia ha voluto ricordare le lavoratrici del calzaturificio Borri di Busto Arsizio con Cara Sorella, un cortometraggio ideato da Silvia Modio con la coreografia di Alvaro Lanciai, realizzato a partire dalle testimonianze delle protagoniste, tutte femminili, raccolte nel libro di Nicoletta Bigatti, L'altra fatica. In piena attività negli anni 60 contava oltre 600 lavoratrici, oggi il Borri è in disuso e l'edificio è in attesa di una profonda riqualificazione, ma rimane viva la storia delle donne che hanno reso grandi le fabbriche dell'Alto Milanese tra il 1922 e il 43. Migliaia di bambine che venivano a lavorare e che in qualche caso andavano via a 18 anni, ma in molti casi rimanevano per tutta la carriera lavorativa lì. Un ambiente non sempre salubre. Quando l'impresa Alfano ha demolito nel giugno 2018 le parti cadenti del calzaturificio, abbiamo trovato migliaia e migliaia di metri cubi di amianto. Sappiamo dalle statistiche che tante donne hanno avuto problemi tumorali perché incollare le tomaie col benzene sicuramente era un'attività insalubre. Al centro del cortometraggio c'è la condizione del lavoro femminile durante il ventennio fascista, anni in cui le donne erano costrette ad andare in fabbrica anche da bambine, spesso camminando per chilometri per raggiungere il luogo di lavoro, per affrontare turni massacranti in condizioni di lavoro non sempre salubri, tra utilizzo di solventi dannosi per la salute e presenza di amianto. Non c'erano le lavoratrici da intervistare perché purtroppo erano morte o erano troppo anziane per poter affrontare una giornata di riprese. Così è nata l'idea di raccontare quello che succedeva in quegli anni attraverso una sceneggiatura, diciamo, di fantasia. Per cui ho fatto in modo che una sorella scrivesse una lettera all'altra sorella e attraverso questo rapporto epistolare venissero un po' ricordati i tempi in cui lavoravano in fabbrica quando erano bambine. Cara sorella, spero che tu stia bene. Oggi ho un po' di nostalgia. I nipoti ormai sono grandi, li vedo pochissimo e la mente vaga spesso nel passato. Così mi è venuta voglia di scriverti e di condividere qualche ricordo. Sai, ogni tanto mi chiedo se abbiamo mai avuto un'infanzia. Mamma stava dietro alla casa a tempo pieno e a noi due, che eravamo le più grandi, ci toccava andare a lavorare per portare a casa qualche soldino in più. Non bastavano mai. Una volta siamo andati in colonia, al mare. Poi ci sono tornata solo dopo sposata. Sento ancora il freddo nelle ossa quando ci alzavamo, che era buio, per andare in fabbrica. Quanta strada dovevamo fare! Dividevamo il sellino perché avevamo una sola bicicletta. A Tommasino e a Beppe è andata meglio perché li hanno fatti studiare. Loro erano maschi. Hanno avuto una bella carriera. Anche io avrei voluto studiare, diventare maestra o infermiera. Ho sempre amato i libri. Ma papà e mamma come potevano capirmi? Loro che non sapevano né leggere né scrivere. Povera mamma, come ha fatto a crescere due gemelle? E allora non c'erano neanche i pannolini. Eppure non la ricordo mai stanca. Faceva tutto con gioia. Papà era taciturno, sempre preoccupato di come arrivare a fine mese. Quando noi siamo entrate in fabbrica avevamo 14 anni, il limite minimo per essere in regola con i libretti. Ma ricordo che i genitori dell'Elvira l'hanno mandata, che ne aveva 9, dove facevano le scatole. In questo sogno sono loro bambine che tornano in fabbrica e questa volta però a giocare, non a lavorare. Sai, stanotte ho fatto un sogno e voglio raccontartelo. Non ridere però. Davanti al supermercato, che hanno aperto da poco in Viale Duca d'Aosta,
hanno sistemato una statua che rappresenta le operaie del Borri. Ci passo sempre davanti e mi fa pensare a noi due e a Maria, che ogni mattina ci aspettava all'incrocio di casa per fare un pezzo di strada insieme. Aveva sempre i capelli raccolti in una codina che svolazzava. Nel sogno, quelle tre figure eravamo noi. Tornavamo al calzaturificio a divertirci, non a lavorare. Giocavamo a rincorrerci, a nasconderci, facevamo il gioco dell'elastico e quello della campana. Ho rivissuto l'armonia che ci univa. Siamo sempre andate d'accordo noi due, come il burro con la marmellata. Maria nel sogno rideva sempre. La ricordo una ragazza allegra. È morta troppo presto a causa di un brutto male. Dicono per i solventi che usavamo. Mica si sapevano certe cose a quei tempi. I sogni sono strani. Noi eravamo piccole, ma l'edificio è quello di adesso, distrutto. Mi piange il cuore a vederlo così. Ha dato lavoro a tanta gente, ora è uno scheletro abbandonato. Dicono che lo rimetteranno a posto. Buffo come sogno, vero? Mi ha fatto piacere condividerlo con te. Adesso ti lascio perché devo andare a fare la spesa. Sai dove? Proprio davanti al nostro monumento. Ti abbraccio, sorella mia. Nicoletta Bigatti, laureata in giurisprudenza all'Università Cattolica di Milano, da molti anni si occupa di ricerca storica. Questa passione l'ha portata sulle tracce delle lavoratrici del Borri, scoprendo che molte di queste provenivano dal territorio cremasco. Tutto è partito dalla manifattura di Legnano, che aveva un convitto, quando c'era, e in questo convitto lavorava una suora, perché erano sempre gestiti da suori, che veniva proprio dal circondario di Crema. Quindi quando la fabbrica aveva bisogno di manodopera, si rivolgeva a questa suora a sua volta chiamava una sorella che si trovava in uno di questi paesini della campagna di Crema, e questa sorella praticamente faceva da agente reclutatore, cioè girava le cascine e trovava queste bambine che vedevano di buonissimo occhio il fatto di poter andare a lavorare in fabbrica, perché comunque il lavoro di fabbrica era meno duro di quello della campagna, e quindi raccoglieva decine e decine alla volta di queste bambine, che con un giorno di viaggio, perché tanto ci voleva da Crema all'Alto Milanese, arrivavano qui a lavorare. Una vita dura, scandita dai ritmi del lavoro e del convitto, spesso con poche possibilità di sentirsi veramente libere. Avevano due pasti al giorno, ma in compenso avevano una vita di clausura totale, non uscivano mai dal... I convitti fra l'altro si trovavano o dentro il recinto della fabbrica o comunque immediatamente vicino, per cui loro uscivano solamente per andare in fabbrica, non era permesso uscire dai convitti da sole, e quindi loro trascorrevano 4, 5, 6 anni della loro vita praticamente come monache di clausura, insomma. Le lavoratrici sono passate alla storia della resistenza cittadina per aver organizzato una manifestazione nel marzo del 1944. A loro è dedicata la statua situata nel punto vendita in Viale Duca d'Aosta, opera dell'architetto Nicola Marinello. Le donne, l'ambiente, la solidarietà, l'antifascismo, perché qui oggi c'è stata raccontata dal presidente dell'ANPI un episodio del marzo 44 che ha emozionato tutti. Migliaia di donne a busto che andavano verso le carceri delle Brigate Nere per liberare una loro leader che si era permessa di organizzare una manifestazione di protesta per difendere dei bisogni essenziali di queste donne. Quindi credo che l'iniziativa di oggi sia un'iniziativa culturale, sociale e storica, che avvicina la cooperativa e lo scopo di essere cooperativa a dei bisogni in cui la società deve riflettersi. Lì dove è stato messo il monumento, molte donne arrivavano in bicicletta. La bicicletta rappresentava il simbolo delle donne, rappresentava la possibilità di muoversi all'interno della città, rappresentava l'opportunità di poter avere una vita migliore all'interno della società. Era un elemento trainante, portante, era il centro della famiglia.
Il cortometraggio è stato presentato ai ragazzi del liceo artistico locale presso il teatro di Busto Arsizio nell'ambito di COP per la scuola. Il rapporto con le scuole per noi è importantissimo, va avanti da oltre 40 anni, rappresenta una parte importante delle attività sociali che noi portiamo in tutti i territori dove siamo presenti con i nostri soci volontari e con i nostri negozi. Siamo riusciti a non interrompere questo rapporto durante il periodo della pandemia. Ci siamo attivati per regalare alle scuole che ne avevano bisogno i computer piuttosto che i tablet, piuttosto che gli auricolari, insomma tutto quello che serviva e che serve per potersi collegare, per continuare a svolgere l'attività didattica. Abbiamo invitato 3 licei, ciascuna con una classe, perché la pandemia non consentiva una presenza maggiore. Sono 3 licei con cui facciamo, così come in diverse centinaia di scuole in Lombardia, un'attività che dura tutto l'anno. C'è una vicinanza di valori tra le operaie di allora e i valori della nostra cooperativa.